di là, tutto bene? Sì. Tutto sano? Tutto sano. Abbassa bene, oddio. Un po' la schiena, le gambe, le ginocchia, il collo, solito. È stata una bella giornata, anche questa. Proprio. Via! Veloce della luce. Questo è tuo? No. E di chi è? Mi sa che non so, fosse della torre. Come qua, eh? Se non vuoi, non è. Fresco, ci dovremmo uscire, serata elegante, questa roba qua, via. Oh. Cosa sta facendo? DCW gets home, had a door in the middle of the ring. Ring, dig it deep, dig it down, bring it down, smash it down. 6:50, you should know what's really going down. You should know who's really beaten down. Wherever you are, wherever you go, take a look at your feet. 6 feet, 6 deep. DCW, if you can't discover noi, prova a toglierci, non ci riusciranno mai. DCW, 0 santi, 0 eroi. Le mazzate sono vere, sono un caso super voi. Pensavo che dopo tanto tempo saremmo ancora riusciti a fare qualcosa di bello così. I Wild Boys sono tornati. E siamo tornati alla grande. Sono sicuro che faremo molto bene in TCW. Abbiamo tante cose da fare e tanta gente a cui fare il culo a strisce. I want.
cazzo è? Il campione degli anni 80 è questo qua? Ma va a culo! Tutto scadente! Cazzo in faccia! Ma I millennials sono tornati, baby. E te dici, caro Arcioni, non ci ha neanche dovuto sporcare le mani per questo pesce. Di i nostri scagnozzi, ma fuori sta madre di imbecilli. Questa roba che è solo l'inizio. L'inizio di una grande nuova era per la Total Combat Wrestling. Diciamo una cosa agli amici degli anni 80. Ciao! Pronto? Esce! Sempre un vista! Sempre! Vista! Stiamo arrivando, verde! Vieni tu, puttanella! Ciao, ref! Ma legalo! Allora? No, perché? Perché cosa ho fatto io? No. Ho fatto semplicemente schifo. Hai arbitrato bene il 5 contro 5, eh? Proprio un bel finale. Ma io ho fatto solo il mio lavoro. Non hai fatto molto bene. Lasciatemi qua, per favore. Non hai fatto molto bene. Ho fatto solo il mio lavoro, per favore. Non sono di parte. Stai zitto, qui parlo io. Ok? Hai capito? Sti piedi? Levali dal cazzo. Allora, sai cos'è che a me non piace? L'autorità. L'autorità prestabilita che non se lo merita. E chi peggio di te? Eh? Sai che cosa? Diventeremo grandi amici, eh? Che c'è, eh? Dov'è finito quello lì? Il telefono.
Ma! Carissimo! Quanto tempo, eh? Sai cosa ti dico? È finita! Quando lo dico io! Diventerò una bellissima farfalla! Carlo, ti chiamo perché sono stato aggredito da Felice. Sì, prima di salire in macchina. Non sono solo stufo. Adesso chiamo gli altri e ci arrangiamo tra di noi. La parto subito, eh. Ciao Carlo. Ciao, ciao. Questo l'hai mai visto? Tabù 3, no, non lo so. No, l'ha prestato quello. Giulio Biancosacchi, lui è una... Ma io so che è una cinetecnica incredibile. Di ma non per scopi da maliziosi. No, diciamo. C'è anche della malizia. C'è anche della malizia. Certo. Però lui studia la fotografia di questo periodo storico della cinematografia d'autore. Molto autore, molto, molto, molto. Ma ascolta, ma prima ti ho visto che parlavi al telefono. Lascia stare, Tor. Lascia stare che guarda. Ho nervoso. Abbasso. Ho il nervoso. Sì, abbassa che è meglio, perché ho un nervoso incredibile. Che è successo? Ma, Tony, ma dove? Ma sei sul pezzo? Sì. Ma hai notato cosa sta succedendo? Ho visto che... Cioè io faccio il figo, devo comprarmi la giacca di Steve McQueen, ma qua sta succedendo qualcosa che è apocalifico. Fuori dall'ordinario, amici! No, no, fuori dall'ordinario. Cioè, no. Violenza, troppa violenza secondo troppa me. Violenza. Troppa violenza. Ma poi i millennial sono stati cacciati. Ma che cazzo voglio? Ma appunto, cos'era adesso queste ripiche? Ma poi che c'entra l'arbitro? L'arbitro migliore dell'universo, Refmar. Hai visto come hanno fatto il biondo? Lascia stare. Cioè io non ho mai visto una roba del genere. Io spero che
Carlo Birra intervenga, se no devo farlo io. Speriamo che, fare che la vecchia guardia intervenga. Se no dobbiamo evocare qualcosa che li fermi. Qualcosa che li fermi, qualche potenza sovrannaturale. Molto sovrannaturale. Molto sovrannaturale. Intanto io, visto che parliamo di sovrannaturale, tu lo sai che abbiamo uno sponsor quest'anno che già l'anno scorso aveva collaborato con noi, ma è andato un pochino, non è che abbia venduto tanto. Le Fleurs du Cimetière, il profumo... Se qualcuno... Bravissimo. Quello è un profumo inebriante. Se qualcuno, se qualcuno ruba un fiore per te al cimitero, sotto sotto c'è Le Fleurs du Cimetière. Io so che il nostro Giulio l'ha preso. Sì, l'ha preso. L'ha preso. Oh, sta cuccando di brutto. Di brutto. Ma è una roba incredibile, lo chiamano 3-4. Ma pensa che fra un po' arriverà anche il detergente intimo. E anche lo shampoo. E anche lo shampoo. A dopo. A dopo. A dopo. A dopo. Cosa vuoi, Giulio? Le Fleurs du Cimetière. Oh, vedi? Va benissimo così. Castomaniaco. A dopo. A dopo. Castomazzate. Reclama. Come basta, non appena iniziato.
Sai che cosa mi piace di te? Sai cosa mi piace di te? Cosa mi piace di te? Niente. Niente mi piace di te, niente. Gli spacchiamo qualche dente? Spacchiamoli qualche dente, dai. Facciamo quel che dì. Dai, urla. Fammi sentire. Faresti quasi tenere, ragazzi, ma mi fai più schifo. Sai cosa c'è di meglio di un arbitro? La bocca mi avete rotto il dente. Un arbitro che soffre? Ne hai tanti altri ancora da rompere, caro mio. E poi, ragazzo, non è finita. È solo appena iniziata. Basta. Sai che cosa dicono delle torture? Che non sia tanto il dolore, ascoltami. Che non è tanto il dolore. È più... Basta. È più l'attesa di quello che viene dopo. No. Basta. Facciamoci in giro, dai. Lo vedi quella... Facciamo giù, lo vedi che... Senti l'umiltà che arriva almeno. So che ne va per vedere, ma... Umiltà, ragazzo. Fortunato! Hogan! Madonna, è ritornato! Ma com'è il gesto? Fortunato, ma pensavo di non averti qua nella seconda serie. Invece ci sei! Certo, ci sono sempre io. Madonna, tu sempre con... Anche se non ci sono... Sempre con quella fazione lì. Sempre. Sempre gli Haters. Sempre. E sempre comunque anche lo sponsor, il nostro sponsor. Ricordiamo qual è la bevanda energetica Faiga. Te sportivo che vuoi fare il wrestling in modo sano e naturale, senza nessun zucchero aggiunto, perché è proprio l'umore della... Te lo zucchero. Ecco, lo zucchero, grande, così fortunato ti voglio. Quindi bevete Faiga e soprattutto seguite il wrestling, perché il wrestling cos'è? Wrestling. Uno sport? È uno sport bellissimo, così! Per chi lo prende bene è sempre stupendo, perché è il miglior... sport che ci sia, ma è anche un modo di, cioè non è tanto, è anche un modo di saper fare, giusto? È giusto, bisogna saperlo fare, ecco. Il resto soprattutto tu, Mimmo, bambino cattivo, non farlo a casa, loro sono sei preparati. Tu un bambino cattivo, sì, bravo, sì. Ciao, salutiamo Mimmo, ciao Mimmo. ciao prossimo ammazzate due
birra. Fanculo e Fisco. Fanculo tutti quei vecchi. Cose che si dicono, no? Ciao, ciao, millennials. Un cazzo ancora. E poi su ti spiegherò che siamo e siamo retti e noi ci piace dei ragazzi male. Dai, Matt! Andiamo, Matt! Dai, che ce lo siamo riportati a casa! Oh, vecchio mio, hai visto che vergata che gli abbiamo dato? E se le sono prese zitti! Giovinastri! Hai visto? General Manager, guarda che l'avete fatto! Matt, tornate grandi, ragazzi, li avete salvati! Li abbiamo massacrati! Ma che roba, ma che... I Giovinastri! Sì, ma... Come allora, lui è ridotto male! Fagli vento col cappello, fagli vento. Poverino, è tutto finito, Matt. Stai tranquillo. Stai tranquillo. Devi solo prepararti 3-5 minuti. Lo scoccio così, eh. Scoccialo. Lo facciamo. Giacco, bravo. Stai meglio? Una birra. Guarda. Non sta meglio. Secondo me così è a posto. Io non sono tanto convinto che sia esattamente la procedura per me. No, basta. Fuori me ne tolgo perché non sono esperto. Non farci male. Scoccialo bene. Sei a posto. Scoccialo, ha bisogno di aria. Facciamolo respirare. Quando Camilla si fa male gli metto il certino. Ma perché? Una birra? Non la vuoi una birra? Sicuro? Sì. La birra, vedi che la birra funziona sempre. Vado a prendere. Numero uno, questo è un lavoro Pertegato che si sono presi i ragazzi. Policlinico di Milano. Te stai proprio una merda però, Dai, t'ho visto peggio, su. Gesù! Non gli togliere la fascia. Non è Mefisto, non è Gesù. Gesù, quell'altro. Beva ragazzi, beva. Grazie. Vedi, adesso starà meglio, adesso starà meglio, te lo dico io, adesso starà meglio. La birra è la panacea per tutti i mali, l'ho sempre detto. Te lo dico io che faccio. Ce n'è una anche per me. Condividete, ragazzi. No, io mi faccio. No. Beva, ragazzi. Anzi, beva, giovanotto, beva. Andiamoci a prendere giusto? Vai tu. Ma sbaglio o deve già arbitrare?
Eh sì, 5 minuti, eh. Riprenditi che tra 5 minuti c'è il match. Dai che ce la fai! Dai che ce la fai! Dai, dai, dai! Rapmat numero 1! Bevi, bevi! No. Migliore arbitro del mondo! Migliore, sei il migliore! Quadrito, quadrito, quadrito! Sei il migliore! Ce lo siamo portati a casa! Devi allacciarti i pantaloni perché tu basta. Non mi puoi salire sul ring con i pantaloni slacciati! Ci basta giri! È un match di wrestling! È un match di wrestling! Non è un ricordo! Dai che stai dietro! Pressione, per la pressione! Per la pressione! Ci manca una scarpa! Manca una scarpa! Sentivo un lezzo di verbena che girava! Ma cosa fa nel millennio? Rubano le scarpe! Ma rubano anche le scarpe nel millennio! Metti lo scotch, aia! Ma gli fa male? Dai, ma sbagliato mio! Ma Carlo, anche te, dai, gli fa male! Bro, non piangere, dai, dai, è finita! Basta. È finita, capito? Scusa! Ah, l'hai visto! Ma non lo so! Ma che cavolo! Dai. No, scusa! No, ma io lo vedo già punto. Cioè, dai, ci sta! Guarda, è già in piedi! Numero uno! Ref Matt, uno ce n'è! The best in the world! Grande, scusa! Cos'è per te il wrestling? È un bellissimo sport. Cos'è per te il wrestling? Cazzo, cosa c'è? Adoro i work ben riusciti.